al Tamburrini, derby con motivazioni importanti tra Montegiorgio e Recanatese. Il Montegiorgio, dopo 3 sconfitte consecutive, cerca di riprendere la brillante marcia del girone di andata. La Recanatese è ormai con l'acqua alla gola ed è costretta a non commettere passi falsi per cullare il sogno della rimonta ai danni della scatenata capolista Notaresco. Montegiorgio con il 4-3-3, con Nasic riferimento centrale, Marchionni e Albanesi ai lati, Recanatese con 2 punte, il numero 7 Pera e il contestatissimo ex Titone con la maglia numero 9. Prima azione saliente della gara all'ottavo con Nasic che va al tiro ma viene fermato in calcio d'angolo al 22esimo, tiro cross insidioso di Pezzotti dalla sinistra ma nessuno degli avanti giallorossi è pronto a ribadire verso la porta. Al 27esimo, dopo una lunga interruzione per un infortunio di Trillini, la punizione di Umiccioli viene smorzata in angolo dalla barriera giallorossa. Al 29esimo il calcio d'angolo è a favore della Recanatese, Titone riesce a staccarsi dalla marcatura ma il colpo di testa dell'ex di giornata è ampiamente alto. Al 33esimo volée promettente di Di Nicola dalla sinistra, la difesa della Recanatese riesce a spazzare sulla ripartenza susseguente, 2 contro 2 interessante per la squadra di Giampaolo ma Pera incespica malamente nel tentativo di dribblare in velocità Lattanzi. Nel finale di tempo si rivede la Recanatese, al 42esimo Giaccaia appoggia per Pera, conclusione poco incisiva, buon fraseggio degli ospiti. Al 44esimo Monachesi sfrutta uno svarione clamoroso di Di Nicola e opera la conclusione, Mercorelli si salva in angolo. Sulla battuta di Pezzotti dalla sinistra Rutiens sbuca nel cuore dell'area montegiorgese e batte Mercorelli, 1-0 per la Recanatese che sfrutta una disattenzione collettiva della difesa del Montegiorgio proprio negli ultimi minuti del primo tempo. Neanche il tempo di gustare il vantaggio appena conseguito che la Recanatese rimane in 10 al 46esimo rosso per doppia ammonizione a Raparo dopo uno scontro violento con Umiccioli. Raparo viene espulso e deve anche lasciare il campo in barella. Nella ripresa al sesto Albanesi calcia con il destro, Marcantognini riesce ad addomesticare in 2 tempi. Il Montegiorgio non sembra in grado di sfruttare la superiorità numerica. Baldassarri richiama Trillini e Nasic per inserire Alighieri e Giambè. Al 17esimo però arriva il raddoppio della Recanatese, incredibile svarione di Ferrante che manda in porta Pera, Baraboi è costretto ad abbattere il numero 7 della Recanatese, calcio di rigore e cartellino giallo per Baraboi, si presenta dal dischetto lo stesso Pera che con l'aiuto del legno riesce a superare Mercorelli, 2-0 in favore della Recanatese. Il Montegiorgio però non si arrende, al 26esimo Umiccioli penetra da sinistra, cross basso non sfruttato dai giocatori avanzati del Montegiorgio. Al 32esimo tiro di Marchionni che finisce sui piedi di Baraboia ma Marcantognini è pronto nell'uscita. Il Montegiorgio ci prova anche con azioni personali come quella di Mariani al 33esimo, conclusione con il destro dalla media distanza, Marcantognini ancora una volta ribatte. Un minuto più tardi ancora uno slalom interessante di Marchionni sulla sinistra, pallone morbido sul secondo palo, ancora una volta non sfruttato dagli avanti del Montegiorgio che pecca di cattiveria e di concretezza sotto porta. Al 35esimo Pezzotti cerca il jolly su calcio di punizione da posizione molto decentrata, il palo salva Mercorelli. Sembra finita per la formazione di Baldassarri che opera 3 cambi in rapida successione, Pampano, Zancocchia e Tempestilli per Lattanzi, Di Nicola e Umiccioli. Forze fresche per i tentativi di rimonta del Montegiorgio. Al 37esimo Marchionni dopo un doppio dribbling scarica la conclusione con il destro, palla che sbatte sul palo e finisce in rete con Marcantognini attonito. Partita completamente cambiata, ora il Montegiorgio ci crede. Al 39esimo Albanesi dalla sinistra per Pampano che di esterno destro manda clamorosamente sopra la traversa. Al 41esimo ancora un nuovo entrato, Tempestilli di testa sui sviluppi di un calcio d'angolo, la palla rimbalza davanti a Marcantognini che riesce a bloccare la sfera. La Recanatese prova ad alleggerire la pressione, al 42esimo delizioso assist di Pera per Guercio che cerca la potenza ma non inquadra la porta di Mercorelli. Nei 4 minuti di recupero la formazione di Baldassarri ha più di un'occasione per arrivare al 2-2. Al 90esimo Zancocchia con il sinistro carica a testa bassa, Marcantognini è monumentale in uscita. Al 93esimo ultima possibilità per la squadra di casa, pallone filtrante di Marchionni, Ferrante inventato centravanti e Albanesi sembrano poter raggiungere la palla, ma l'uscita di Marcantognini è ancora una volta tempestiva e risolutiva. Una Recanatese che ha dimostrato di saper gestire nel complesso molto bene una lunga inferiorità numerica. Sì, devo dire che bisogna fare un grosso applauso ai ragazzi perché
per come si era messa la partita per tutto il secondo tempo, giocando un 11 contro 10 con un Montegiorgio che sta facendo un campionato importante, non era assolutamente facile. Per cui avevo chiesto alla squadra una grande prova di carattere. Mi è piaciuto moltissimo il primo tempo quando eravamo 11 contro 11, perché abbiamo veramente tenuto il campo bene, con le giuste distanze, con le giuste uscite. Poi il secondo tempo c'era da soffrire e questa squadra si è calata in questa dimensione soffrendo, perché è ovvio che soffri qui a Montegiorgio in inferiorità numerica, però con grande volontà siamo riusciti a portare un risultato importantissimo a casa. Rispetto alle ultime uscite, come diceva lei, una squadra più concreta, più cinica e anche a nostro avviso più equilibrata tra le due fasi. Sì, oggi devo dire che la squadra si è comportata bene sia in fase di possesso che non in possesso palla. Abbiamo fatto esordire il portiere, che è un giocatore secondo me che ci può dare una grossa mano. Mi è piaciuto molto Antoniazzi, che è arrivato in 2-3 giorni, un giocatore che sa stare in campo, grande sacrificio, grande duttilità. Mancavano giocatori anche importanti, Borrelli, però questo sta a significare che questa squadra per cercare di raggiungere obiettivi importanti bisogna stare tutti concentrati, e questa è stata la dimostrazione di quello che ho detto. Per un allenatore è una maggiore soddisfazione. Il merito va al Notaresco, perché non si arresta questo filo di vittorie che hanno. Effettivamente hanno delle qualità importanti, perché se no non riesce a fare tantissimi punti. Però noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Sicuramente abbiamo adesso una partita in casa col Cattolica difficilissima, e poi andremo a Notaresco a giocarci, diciamo, per decidere un po' il nostro futuro. Penso che abbiamo subito il primo gol, è un errore clamoroso, quindi poi resta difficile, perché poi si sono chiusi bene là dietro e sono ripartiti sempre. L'hanno fatto anche all'inizio proprio per scelta, quindi era più difficile. Poi un altro errore ci è costato il rigore, e era troppo, insomma, il tempo era talmente poco, però abbiamo ritrovato la squadra. Questo sono contento, perché onestamente meritavamo qualcosina di più. Abbiamo giocato un buon calcio, e siamo riusciti a tenerli dentro la loro area per gran parte della fine del secondo tempo. Abbiamo avuto parecchie occasioni, è un peccato. La squadra ha cambiato anche marcia con le sostituzioni, un 4-3-3 con Marchionni che partiva largo a sinistra e Ciambè riferimento centrale. È stata una mossa giusta? Eh sì, però noi dobbiamo, siccome siamo pochi, dobbiamo fare conto che devono giocare anche gli under, quindi abbiamo dei ruoli dove, diciamo così, siamo costretti a fare delle scelte per poter andare tatticamente in una certa maniera. Però poi abbiamo cambiato, poi ci siamo messi ancora in un'altra maniera, cercando di sfruttare la freschezza di Bambano, di Zancocchia, degli altri, e penso che nonostante la gioventù dei ragazzi sono comportati bene, poi alla fine magari un pareggio poteva anche starci secondo me. In conclusione, per lei, diceva, il momento è difficile, non ci gira niente, però la squadra ha ritrovato a nostro avviso la compattezza, anche la tonicità fisica del girone d'andata. Sì. Noi è chiaro che fisiologicamente, ripeto, essendo pochi, giocano quasi sempre gli stessi, girando, ma tanto sono gli stessi, quindi stiamo un pochettino pagando certe cose, però la squadra adesso è viva. Abbiamo una classifica, insomma, che ancora ci sorride, però non dobbiamo collarci su questo e dobbiamo fare ancora parecchi punti per salvarci, quello è il nostro obiettivo.